Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con speciale elezioni. Da oggi per tutti i venerdì iniziano anche le tribune elettorali dedicate ai collegi uninominali che, come sapete, sono tre in Abruzzo per quel che riguarda la Camera ed uno regionale per il Senato. Oggi la prima trasmissione vede a confronto i candidati nei collegi uninominali di Pescara più Costa Teramana che si contenderanno l'unico seggio, appunto. Uno di loro sarà parlamentare della Repubblica, deputato. Si vota per la coalizione, quindi si vota in questo caso per centrodestra, centrosinistra, perché gli altri partiti sono comunque presenti da soli con il proprio simbolo che corrisponde a quello della lista proporzionale, mentre insomma questi due poli hanno più partiti al loro interno nei collegi uninominali, più liste. Pertanto si vota, come dicevo, per la coalizione o per comunque la forza politica, si vota anche per la persona, quindi è una campagna elettorale nella campagna elettorale che comunque assegnerà un importante numero di seggi anche alla nostra regione, pur se ridotto rispetto alla precedente composizione del Parlamento. I candidati al collegio uninominale di Pescara sono presenti nei nostri studi, quasi tutti, un paio sono collegati via Zoom perché si trovano o all'estero o in un caso in Sicilia, comunque parteciperanno a questa tribuna. Il meccanismo è sempre lo stesso: 2 minuti e mezzo per rispondere alle mie domande e ci sarà un cicalino dopo trascorsi 2 minuti e mezzo, però con il quale poi si potrà completare il ragionamento. Andiamo subito rapidamente alla prima domanda, che è una domanda di presentazione. Iniziamo dal candidato del polo di centrodestra, Guerino Testa. Buonasera Testa, diamo buonasera ai nostri telespettatori. Lei è candidato già capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, ma insomma è stato anche presidente della provincia di Pescara, insomma non ha bisogno di tante presentazioni sul piano personale, ha bisogno di presentazioni invece questa coalizione che lei rappresenta, perché ricordiamo appunto lei non è il candidato di Fratelli d'Italia in questo caso, ma il candidato del centrodestra, un centrodestra che in Abruzzo è coeso, compatto? Direttore, buonasera, grazie dell'invito, un saluto a tutti i telespettatori e un in bocca al lupo a tutti i miei colleghi. Noi ci presentiamo con una coalizione composta da 4 partiti, noi moderati, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e un centrodestra che ha trovato sia a livello nazionale poi a livello regionale una quadra sul programma, su dei punti molto, molto chiari, molto netti, e un centrodestra che sta andando spedito in questa campagna elettorale, una campagna elettorale diversa rispetto a quella delle altre volte, perché è molto più breve e quindi sarà molto più intensa, molti più appuntamenti che vengono condensati nelle mattinate, nei pomeriggi e nelle sere per spiegare quello che si vuole fare, quindi entrando nei contenuti, perché si sta vivendo un periodo molto particolare con le gravi urgenze, ritardi e le grandi criticità che il nostro territorio italiano ha, e quindi sarà una sfida importante per il prossimo Parlamento. Sarà importante che quindi anche la pattuglia dei parlamentari abruzzesi, che come lei ben ricordato si è ridotta da 21 a 13, sia una pattuglia guidata da persone che saranno lì per studiare, analizzare, fare proposte, perché ripeto, stiamo vivendo un periodo di transizione molto complicato, molto difficile, quindi ci vuole sia un governo autorevole, ma ci vuole anche un'opposizione che non faccia un'opposizione urlata, ma un'opposizione condita da contenuti. Grazie Testa, ha esperienze politiche e amministrative anche il candidato della coalizione di centrosinistra, che ha da poco lasciato anche la guida di un importante comune della nostra regione. Mi riferisco a Luciano Di Lorito, che saluto e ringrazio per la partecipazione a questa tribuna elettorale. Chiedo anche lui di presentare la coalizione innanzitutto di centrosinistra della quale lei è candidato. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, anche io rivolgo un grande in bocca al lupo e una sana competizione a coloro i quali sono presenti insieme a me in questo collegio. E come diceva Guerino Testa, andiamo a svolgere una campagna elettorale anomala, una campagna elettorale agostana se vogliamo,
particolare e in un periodo e una congiuntura assolutamente negativa per la nostra Italia, e sembrerebbero che i tempi autunnali siano ancora più grigi se non addirittura neri, e quindi questa elezione, quindi questo percorso e anche la costituzione di un nuovo governo, che non è scontato che sia netto e chiaro nei risultati, sicuramente genererà ancora criticità in un momento così drammatico per la nostra Italia, che ha alle porte una crisi energetica importantissima, forse mai conosciuta prima. Ecco, questa è un'altra grande emergenza che fa seguito appunto all'emergenza Covid che l'Italia ha vissuto. Io porterò, e mi sono candidato in questo collegio perché c'è un bel distinguo da fare, i candidati al collegio sono un po' come candidati sindaci che si confrontano rispetto alle problematiche di un territorio e sono loro le sentinelle di questo territorio, delle proprie fragilità, delle proprie problematiche. Non dobbiamo ripetere il caso di candidati al Parlamento che forse vediamo in campagna elettorale che scompaiono dai territori e che svilisce questa importante funzione istituzionale di cui il cittadino non trova traccia se non in questi giorni. Io voglio continuare a essere il sindaco di questo collegio, come lo sono stato per 10 anni il sindaco di Spoltore, ascoltare la gente, recepire le problematiche, essere il collegamento tra il territorio che rappresento, quindi questa importante area pescarese, la provincia di Pescara, e l'importante area teramana, soprattutto costituita dalla costa teramana, per appunto riportare le fragilità, perché è vero che la politica nazionale influenza queste elezioni, però noi solo se li caliamo a questi problemi, perché oggi c'è un leader che va di moda, domani ce ne sarà un altro, ma i nostri problemi, se non siamo noi candidati territoriali, nessuno li può risolvere. Ecco Benissimo. Perché vi chiedo fiducia. Grazie a Luciano Di Lorito. Abbiamo alle sue spalle, in gradinata, in tribuna, anzi, perché questa è una tribuna elettorale, quindi abbiamo realizzato anche le tribune dello stadio, Roberto Quercia, candidato di Azione Italia Viva. Qui già sostanzialmente la coalizione è nella lista, si può dire, perché c'è stata questa alleanza tra Calenda e Matteo Renzi, candidato al collegio uninominale per questo simbolo. Gli chiedo innanzitutto, avendo parlato dopo due che hanno avuto già esperienza politico-amministrativa, le chiedo se questa è la sua prima esperienza politica e come mai, insomma, ha scelto questa candidatura nel rappresentare quest'area che si autodefinisce il terzo polo in questa competizione. Buonasera a tutti, ringrazio il direttore per questa opportunità, faccio un grande in bocca al lupo ai miei colleghi per questa competizione. Confermo che non sono un politico tradizionale, anche se anche da ragazzo ho sempre vissuto l'aspetto del dovere civico come un aspetto fondamentale della vita quotidiana. Sono un commercialista, mi occupo di fiscalità dell'energia e dei petroli. Adesso, come diceva il collega Di Lorito, siamo in una situazione veramente difficile, veramente pericolosa, e ho capito, anche perché ho figli di una certa, diciamo, che si affacciano sul mondo del lavoro, che non basta coltivare bene il proprio giardino, ma occorre cimentarsi anche nel governare le cose pubbliche. Quindi ho deciso di sposare il progetto di Azione Italia Viva, perché condivido la logica liberale che li contraddistingue, la meritocrazia. Spero che questi valori, comunque, vadano queste elezioni, assumano sempre più importanza nel collocare le persone ai posti di responsabilità nel governo. Intendo caratterizzare la mia campagna politica prima di tutto nel rispetto di tutti coloro che andranno a votare, a prescindere dalle idee politiche, perché è una cosa molto importante, e vorrei appunto su questo aspetto cercare di coinvolgere i giovani ad avvicinarsi a queste problematiche.
Dirlo è facile, farlo è molto più difficile. Però io penso che oggi ci troviamo di fronte a delle generazioni di nativi digitali, i quali hanno usufruito nella loro gioventù di una televisione on demand e quindi hanno delle capacità di rappresentazione delle problematiche e soprattutto di soluzione delle problematiche che noi dobbiamo solamente recepire. In bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie Quercia. Alla mia sinistra, forse non poteva essere diversamente, anche se si tratta di due sinistre, ma comunque sinistre, ci sono altri candidati che vado a presentare. Si tratta di Emanuele Mancinelli, al quale do subito la parola, di Unione Popolare. Anche qui siamo nel circostanza in cui una lista è composta già da una coalizione al suo interno, perché Unione Popolare rappresenta diverse esperienze politiche che sono unificate dalla leadership dell'ex sindaco di Napoli De Magistri. Ma naturalmente Mancinelli ci spiegherà meglio la coalizione e la sua candidatura. Sì, grazie direttore. La nostra è una lista radicale, popolare, ambientalista, e ci proponiamo di cambiare totalmente le politiche degli ultimi 30 anni che hanno condotto a questa situazione. Siamo una lista pacifista, e pensiamo che le guerre, non solo quest'ultima che è così vicina anche all'Italia, siano tra le maggiori responsabili di questa crisi. E pensiamo che lo Stato sociale debba essere fortemente rinforzato e anche attraverso 1 milione di posti di lavoro nella pubblica amministrazione da finanziare con un netto taglio alle spese militari e un aumento della tassazione per le grandi multinazionali e per tutte le grandi aziende dell'energia o del settore farmaceutico che hanno lucrato con la pandemia e con la guerra in Ucraina e con la conseguente crisi energetica. Bisogna anche diversificare tutto il sistema di approvvigionamento energetico che in maniera incauta è stata legata fortemente alla dipendenza dal gas russo. Sono seguiti degli investimenti anche molto molto importanti negli ultimi 20 anni e questo è molto sbagliato. Bisognerà rimodulare completamente il fisco per creare delle condizioni migliori per i più poveri e per il ceto medio, mentre chi più ha più dovrà pagare. I milionari, i miliardari in Italia pagano troppe poche tasse anche rispetto ai principali partiti, ai principali stati dell'Unione Europea, tranne rari casi, e pensiamo anche che la flat tax sia pericolosa per il sistema Italia perché metterà in crisi, a fronte di, per il 90% della popolazione, scarsissimi introiti in più in busta paga, bisognerà poi pagare molto di più per assicurarsi delle cure mediche. Pagare molto di più per poter mandare i propri figli alle scuole superiori, all'università e così via per tutti i principali servizi. Grazie. Il prossimo intervento è quello sempre da sinistra di Lorenzo D'Onofrio. Anche nel caso di Italia Sovrana e Popolare siamo di fronte ad una mini coalizione che però si è radunata sotto un'unica lista. Mi sbaglio? Allora, esatto, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di questa possibilità di parlare. Io vorrei iniziare facendo vedere il nostro simbolo per non creare confusione, perché abbiamo poche opportunità per farlo vedere, allora è bene che sia ben riconoscibile da tutti quanti. Una correzione al direttore, perché noi non siamo una lista di sinistra, noi siamo una lista che si ispira fortemente ai principi costituzionali. Sinistra secondo noi è una parola che ormai vuol dire tutto e niente, perché bisogna parlare, ma semmai, di socialismo e di principi costituzionali fondamentali e
del ruolo dello Stato all'interno della vita di tutti i cittadini e nell'economia. Chi siamo? Noi siamo un'unica lista, non siamo, ecco, ci tengo a precisare, non siamo la lista di Rizzo in Groia come troppe volte nelle televisioni nazionali vorrebbero far passare, perché siamo qualcosa di più, siamo diverse forze. Oltre al Partito Comunista di Rizzo e Azione Civile di Ingroia, c'è una che è l'anima di questa alleanza, che è Riconquistare l'Italia, di cui io sono segretario nazionale, c'è Ancora Italia anche, che è un'altra formazione, con le quali ci siamo incontrati perché sostanzialmente negli ultimi anni abbiamo condiviso le idee e delle lotte, che sono le lotte contro il sistema. Noi ci definiamo una lista, una vera lista antisistema. Chi siamo noi? Noi siamo quelli che non vogliono morire per Maastricht, siamo quelli che non vogliono morire per Washington, e vogliamo entrare in Parlamento per iniziare una stagione di lotta. Basta le pacificazioni, basta il pensiero politico corretto, noi dobbiamo andare lì per lottare soprattutto, e questo è un appello che faccio anche ai miei colleghi che sono qui, basta andare in Parlamento per ratificare delle decisioni che vengono prese altrove, dal governo o fuori dall'Italia. In Parlamento bisogna andare per discutere, per portare le esigenze dei cittadini, che in questi ultimi 30 anni direi sono state completamente ignorate, perché noi abbiamo avuto una classe politica, e i colleghi per lo più che sono qui presenti sono espressione di questa classe politica, che rappresenta un partito unico che va dal centrodestra al centrosinistra, passando per il Movimento 5 Stelle, la stessa Fratelli d'Italia che si pone ora come opposizione, ma in realtà ha sempre sostenuto le stesse politiche, iniziare dal pareggio di bilancio, la politica contro l'Italia, quindi una politica europeista. Noi dobbiamo andare lì per dire: abbiamo bisogno di riprendere la sovranità in mano, come ci impone l'articolo 1 della nostra Costituzione, fare politiche popolari, gli interessi del popolo non sono in Parlamento da almeno 30 anni, bisogna che ci siano delle persone che portino il popolo in Parlamento, quindi uscita dall'Unione Europea, uscita dalla NATO e una politica neutrale nella crisi ucraina, che sta portando solo danni a questo paese perché nessuno fa gli interessi dell'Italia. Una politica statalista con un ruolo fondamentale dello Stato nell'impresa, quindi noi siamo per ricostituire l'IRI, e qui mi ricollego al discorso energetico. Noi subiamo una crisi energetica pesante che non nasce oggi, nasce da prima della guerra, e c'è bisogno dello Stato che riprenda in mano la situazione. La ringrazio. Abbiamo due candidate che per questioni geografiche non possono essere presenti oggi nei nostri studi, ma che abbiamo collegate via Zoom. Inizio con Annarita Iannetti della Lista Vita, che abbiamo già sentito in un'altra tribuna elettorale giorni fa, quindi io con lei evito la domanda relativa alla presentazione, che naturalmente può integrare nella risposta. La domanda che le faccio però sulla circostanza che voi vi siate presentati, oltre che nel proporzionale, dove c'è una soglia di sbarramento da superare, pur difficile, del 3%, anche nei collegi uninominali, dove verrà eletto un solo deputato. Ecco, qui sicuramente qualcuno avanzerà molto l'obiezione del voto utile nei confronti della vostra lista. Perché invece è un voto utile, a suo avviso? Buongiorno intanto. Buongiorno. Buonasera. Diamo la buonasera ai nostri telespettatori e il buongiorno a lei, perché come vediamo anche dalle luci, per questo le davo il buongiorno, registriamo in orario antemeridiano. Lei si trova all'estero peraltro. Sì, mi trovo all'estero ed è una parte assolata della terra, quindi si vede che è giorno. Allora, quello che noi vogliamo portare avanti è esattamente una frattura rispetto alla vecchia politica. La politica tradizionale si riempie di contenuti durante la campagna elettorale, contenuti che poi svaniscono nel corso del tempo. Noi abbiamo l'idea che quello che ci capita non è per volontà divina. Quello che ci capita è per l'adozione di un sistema creato dalla mente dell'uomo che si è praticamente attorcigliato su se stesso e sta creando il problema ai viventi, alle persone in carne e ossa. Qui sembra che le persone in carne e ossa non abbiano significato e ha invece significato far rimanere un sistema che l'essere umano ha creato a livello, diciamo, mentale e razionale. Noi non siamo assolutamente d'accordo su tutta la narrazione, sia
della pandemia, sia del clima, sia della guerra, sia dell'energia. Noi pensiamo che queste problematiche si debbano affrontare andando a rimuovere le cause. Le cause sono di ordine, ripeto, di ordine percettivo e create da un sistema di paradigma. Il paradigma è sbagliato. È sbagliato credere che ci sia più salute usando più farmaci, è sbagliato credere che le risorse naturali debbano essere per forza legate a una speculazione economica che non è l'economia reale, è sbagliato pensare che le politiche di guerra debbano essere fatte per risolvere i problemi, è sbagliato il costrutto su cui si muove la politica. Noi siamo il contraltare di questa politica, noi siamo persone che siamo stati sulle piazze prima del Covid, perché partiamo dalla libertà di scelta terapeutica per quanto riguarda i bambini, quindi anche su quello noi vogliamo l'abolizione di ogni coercizione sul corpo. Chiaramente per fare questo abbiamo bisogno di un popolo che ci sostiene. Noi non pensiamo che chiunque venga eletto, anche delle forze extraparlamentari attuali, possa da solo cambiare la realtà. Abbiamo bisogno di una sinergia fra popolo che vuole vivere secondo i principi delle libertà naturali che devono essere riconosciute a prescindere, e una politica che tuteli questi interessi. Grazie, grazie. Abbiamo un'altra candidata collegata via Zoom, Rossella Sorce della lista Sud Chiama Nord, presente per la prima volta in Abruzzo a questa competizione elettorale, una lista che nasce, se non erro, dall'esperienza amministrativa di Cateno De Luca a Messina, ma sicuramente ci dirà di più Rossella Sorce. Allora, la vedo collegata, quindi le do buonasera. La linea. Buonasera. Buongiorno e buonasera, come diciamo. Buongiorno e buonasera. Per me è la prima volta che io mi affaccio al mondo della politica. Dopo anni di disaffezione, ho deciso di candidarmi perché sposo in pieno. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Sì, perché sposa in pieno il pensiero del nostro leader politico Cateno De Luca, ovvero Sud chiama Nord, quindi valorizzare le risorse del nostro paese e non invece parlare delle differenze che ci sono. Io credo nel cambiamento e credo pure negli italiani che andranno a votare, perché ormai si ha sfiducia, non va più nessuno a votare. Invece invito tutti ad andare a votare, perché abbiamo bisogno di cambiamento, perché io sono una ragazza giovane e mi dà fastidio che c'è questa fuga di giovani all'estero. Abbiamo una terra molto fruttuosa e la dobbiamo valorizzare. Benissimo, io la ringrazio, devo dire, e lo devo dire perché insomma è il mio dovere, che a questa tribuna erano stati invitati anche i candidati delle liste Movimento 5 Stelle, il candidato nel collegio di Pescara Costa Teramana è Daniele Caruso, il candidato di Italexit Giustino Duva e il candidato di Alternativa per l'Italia Clementino Crosta, ovviamente invitati, ma hanno avuto, non partecipano, non sono presenti, ma insomma, devo dire che noi li abbiamo invitati. Allora, detto questo, iniziamo un secondo giro di interventi. Ecco, qualcuno lo diceva già nelle premesse, è una elezione un po' particolare quella dell'uninominale, perché non c'è un tema nazionale che, insomma, ovviamente tutti i parlamentari devono votare le leggi nazionali, che passa in primissimo piano, perché in questa elezione conta anche molto la rappresentanza del territorio. Allora vi voglio fare una domanda sull'Abruzzo, perché mentre non le faccio nelle tribune sul proporzionale, è giusto che invece voi vi confortiate sulla rappresentanza di questo territorio. A Guerino Testa, che appunto è anche capogruppo alla regione di Fratelli d'Italia, chiedo anche il peso che avrà questo voto relativamente all'Abruzzo, agli equilibri politici regionali, al momento di particolare transizione che vive la nostra regione. Testa.
E anche a Pescara, ovviamente, che è la sua città. Io parto da un assunto. La presenza all'uninominale, ad esempio, nella circoscrizione L'Aquila di Giorgia Meloni, io la vedo e penso che sia un valore aggiunto importante per l'Abruzzo, perché il leader del nostro partito, alla quale auspico e credo fortemente possa diventare tra qualche settimana il Presidente del Consiglio, dà ancora più forza all'Abruzzo e a quanto l'Abruzzo ha fatto in questi 3 anni e mezzo di giunta Marsilio. E quando mi riferisco a quello che è stato fatto, alludo principalmente al comparto delle infrastrutture, dove l'Abruzzo è capofila per quanto riguarda le regioni dell'Adriatico. Penso a come è stata combattuta la pandemia. Mi ha fatto sorridere giorni fa l'attacco dell'ex premier Conte quando parlava di una gestione deficitaria della pandemia. Forse si scorda che l'Abruzzo deve ancora ricevere dal governo, dall'allora governo Conte, tutti i soldi che ha sostenuto e che ha anticipato per combattere la pandemia che dal 2020 ha colpito il nostro territorio nazionale e ovviamente anche la regione Abruzzo. Quindi l'Abruzzo ovviamente ha delle partite che deve giocare e deve vincere, c'è tutta la partita dei finanziamenti europei col PNRR, c'è il discorso dell'energia, come è stato detto principalmente, che è un tema nazionale, ma che deve vedere anche un interessamento diretto delle regioni e anche dei comuni, perché oggi nessuno si può sottrarre dagli investimenti che devono essere fatti in questo settore, in questo comparto. E poi dobbiamo vedere anche qualcosa in positivo, non possiamo pensare solo ai problemi. Noi abbiamo una regione che da un punto di vista geografico è collocato al centro dell'Italia, è facilmente raggiungibile, ci sono delle infrastrutture importanti, penso al porto, ai vari porti, penso all'aeroporto d'Abruzzo che è in una fase di grande espansione e anche di riallineamento con i vari aeroporti nazionali e tra breve potrà essere sede anche di voli internazionali. E quindi noi dobbiamo giocarci la carta del turismo, dobbiamo giocarci la carta del Made in Italy, del Made in Abruzzo e del grande fascino che è il nostro Abruzzo, che deve essere ancora di più valorizzato e portato ad esempio in tutta Italia, e deve essere una delle grandi battaglie e partite che la nostra coalizione deve fare per vincere le prossime sfide. Grazie. Luciano Di Lorito, se lei dovesse essere eletto, sarebbe il deputato di Pescara, o meglio di questa area che si estende anche oltre la provincia, sulla costa teramaneo. Quali sono le partite principali da portare in Parlamento su questo territorio? Sì, io come dicevo prima vorrei continuare a essere il sindaco di questa area, questa ampia area importante che c'è una bella fetta costiera che viene rappresentata, e perché oggi sono le figure istituzionalmente politiche più riconosciute. Guerino parlava di pandemia e del ruolo della regione, ma qui chi ha svolto un ruolo importante sono i sindaci e gli amministratori locali, che a mani nude, perché spesso noi subivamo le ordinanze nazionali e regionali e un giorno sì e l'altro pure, in un'incertezza totale, ed eravamo lì al confronto con i cittadini a gestire una partita così importante, a togliere spazi pubblici, palazzetti dello sport per fare centri vaccinali, screening, e a fare in modo che il dipendente dei tributi stesse lì a fare da amministrativo ai medici, perché non c'erano nemmeno gli amministrativi. Abbiamo svolto funzioni sanitarie che non sono di nostra competenza. Non ci siamo sottratti perché l'emergenza era quella e andava fatta. Però i comuni, ripeto, hanno svolto spesso in uno stato di isolamento un ruolo importantissimo in questa pandemia. E siccome questo ruolo l'hanno saputo svolgere non solo a Spoltore, ma in tutto l'Abruzzo e in tutta Italia, io credo che l'approccio debba essere questo. Questo collegio vive ancora di fragilità. Si parlava del turismo, bene, del turismo stiamo all'anno zero, e chi deve fare queste cose per rilanciare questa regione? Le infrastrutture, non c'è una sola opera pubblica pianificata, appaltata
e avviata, non dico realizzato, da questa consigliatura regionale. Ecco, io dico che c'è tanto da fare e proprio ieri abbiamo visto la fragilità di questo Abruzzo. Due gocce d'acqua hanno inondato nuovamente i nostri territori, hanno scoperto la loro fragilità dove anche lì i soli amministratori locali a combattere. Non trovi nessuno. Io 10 anni non ho trovato nessuno ed è per questo che va invertito il ruolo. Il ruolo dell'amministratore locale, che ha la sua competenza, la sua esperienza, deve essere portato all'alto e fare capire alle alte sfere della rappresentanza istituzionale quali sono realmente le esigenze e di chi è entrato a contatto con i problemi e li sa rappresentare, di chi è sceso nell'inferno del Covid e è riemerso e oggi porta questa sua esperienza in Parlamento. Grazie, grazie Luciano Di Lorito. Adesso passiamo sullo stesso tema alle valutazioni di Roberto Quercia circa insomma, il ruolo che deve avere un deputato del territorio che approda a Montecitorio in questo caso. Allora, il ruolo di un deputato e di un territorio deve innanzitutto capire quello che può fare e quello che non può fare. Vi sono dei problemi che deve affrontare e che ha le competenze dettate dalla Costituzione che può implementare ed altre che non può fare. Io mi collego al collega Di Lorito ringraziando gli eroi che hanno combattuto contro il Covid, ma faccio presente che il Covid è stata una problematica importata dall'estero, così come la crisi energetica, che vuol dire che noi abbiamo già i nostri problemi, ma ci siamo negli ultimi anni avvitati su problemi che venivano da fuori. L'unico partito che ha veramente un respiro europeo è quello di Azione e Italia Viva, che comunque con Emmanuel Macron sta cercando di creare un partito europeista che possa risolvere i problemi nei tavoli dove si prendono le decisioni. Detto questo, nell'ambito abruzzese le cose più importanti, come anche diceva il dottor Testa, Guerino, sono il favorire il valore aggiunto che abbiamo nel territorio, che sicuramente è la natura e che quindi dobbiamo rendere usufruibile al massimo potenziale. Questo come si fa? Si fa facendo le infrastrutture. La principale infrastruttura che manca in Abruzzo è sicuramente un collegamento veloce con Roma, con l'aeroporto di Roma. Siamo in una distanza assolutamente ridicola rispetto alle distanze mondiali e nonostante questo è lontanissima da noi Roma e con tutto il potenziale che ha. Stessa cosa sono i Balcani, dove abbiamo forse 150 km di distanza e sembrano lontani anni luce. Quindi la concentrazione in Parlamento che sarà fatta dai parlamentari abruzzesi spero sia quella di darsi da fare per creare le infrastrutture e rendere usufruibile al massimo potenziale la nostra regione che ha tantissimo da proporre a tutto il mondo. La ringrazio Quercia, lo stesso tema, insomma quello relativo alla rappresentanza del territorio, lo pongo all'attenzione di Emanuele Mancinelli, Unione Popolare. L'Abruzzo vive anche una situazione insomma, di grande incertezza per quel che riguarda soprattutto nel prossimo autunno il tema dell'occupazione, il tema del lavoro, insomma le battaglie a voi più care. Sì. Il mio impegno per il territorio innanzitutto è certificato dal fatto che sono pescarese, vivo a Montesilvano da qualche anno, ma mi sono sempre impegnato nel mio territorio, in politica, nell'attività civica. Da ultimo ho fondato un comitato acqua pubblica Abruzzo per portare all'attenzione il disastro della gestione dei servizi idrici in quasi tutto il territorio abruzzese, in special modo nel pescarese e nel chietino. Conosco i problemi di questa regione e di questa provincia e penso che la presenza di un rappresentante di Unione Popolare con De Magistris, sindaco fino a poco tempo fa della terza città d'Italia, possa essere un valore aggiunto. Io
penso che l'autunno che ci aspetta sarà molto complicato. L'inflazione pare sia al 9%, ma i ceti più bassi la percepiscono molto molto più alta, perché i beni primari stanno soffrendo di un'inflazione ben al di sopra del 9%, e quindi bisognerà intervenire con manovre anche a tutela dei posti di lavoro, a rivalutazione dei salari attraverso un salario minimo orario di 10 euro e di minimo 1.600 euro mensili, perché non si può lavorare ed essere sotto la soglia di povertà. L'Unione Popolare pensa fortemente questo, e la dignità del lavoro è all'indice della nostra Costituzione. Il nostro primo articolo della Costituzione parla chiaramente: l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, non è fondata sulle rendite, non è fondata sui profitti delle grandissime aziende, che spesso non sono nemmeno italiane, e quindi avvieremo anche le ripubblicizzazioni di grossi asset statali che sono stati inopinatamente svendute con le politiche degli ultimi 30 anni. Per prima Enel Green Power. Enel Green Power verrà ripubblicizzata e diventerà l'azienda di Stato che gestirà l'energia. Grazie a Lorenzo D'Onofrio, Italia Sovrana e Popolare. Chiedo anche a lui che carico di località, tra virgolette, si porta poi in Parlamento quando si è parlamentari di un territorio. Allora, sì, io parto da uno spunto, arrivo anche alla domanda, però ho sentito parlare di lotta al Covid, lotta alla pandemia. Io non ho visto in questi 2 anni lotta alla pandemia, lotta al virus. Il virus ha fatto sostanzialmente quello che ha voluto ed è passato adesso, perché l'abbiamo preso tutti, anche tutti quelli che sono qui in studio, suppongo anche tutti i vaccinati. E io sono un miracolato, dovrei essere un fantasma perché non sono vaccinato. Secondo il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, io dovevo non vaccinarmi, ammalarmi, morire. Queste sono le parole che sono state dette, così come ci è stato assicurato in conferenza stampa in tempi non sospetti che con il Green Pass avremmo avuto la certezza di essere fra persone non contagiose. Balle che noi abbiamo sempre denunciato all'inizio e che si sono rivelate per tali, però sono state sulla base di queste balle fatte delle discriminazioni che ancora perdurano agli italiani, persone che sono state private del posto di lavoro e del salario, o ci sono degli obblighi vaccinali ancora per i sanitari, e pensate che non si può andare a trovare un parente ricoverato in ospedale ancora se non si ha il Super Green Pass. Quindi queste sono cose che dimostrano come non sia stata fatta una lotta al virus. Sostanzialmente il virus ha fatto quello che ha voluto e bisognava sicuramente agire diversamente, rispettando i principi democratici, uscendo da queste logiche dell'emergenza, emergenza energetica, emergenza sanitaria. Noi abbiamo nella Costituzione gli strumenti che ci consentono di affrontare, secondo lo Stato di diritto, tutte le situazioni. Quindi in questi 2 anni è stata fatta una politica scellerata e vergognosa. Tornando a questo, all'Abruzzo, che cosa si può fare per l'Abruzzo? Io penso all'Abruzzo e mi viene in mente la Grecia. Penso al PNRR, che sembra chissà a quale cosa sia calata dal cielo, chissà quale speranza contenga in sé, e penso ai memorandum greci. Il PNRR, così come tutti i fantomatici fondi europei ai quali ci attacchiamo sempre, non sono regali. L'Europa a noi non dà nulla. I fondi europei sono soldi che noi mettiamo nel bilancio europeo e che ci vengono dati indietro in parte con dei vincoli ben precisi, e non servono a niente. Per colpa di questa logica dei fondi europei, i nostri enti locali non hanno più soldi, i comuni si sono visti tagliare i finanziamenti statali di 2/3. Quindi è questo il problema strutturale. Si cerca disperatamente questi fondi europei e poi si pensa a grandi opere, opere che spesso sono inutili o comunque vengono fatte e lasciate lì senza manutenzione, così come il nostro territorio è completamente privo di manutenzione sotto ogni punto di vista, perché non si può spendere, ci sono i vincoli di bilancio e vincoli europei. Quindi penso alla Grecia, perché l'Abruzzo sta morendo, l'Italia si sta mezzogiornificando. La disperazione, la disoccupazione, le imprese che chiudono sono un qualcosa con cui facevamo i conti da anni, proprio per queste politiche di bilancio folli, proprio perché non abbiamo una leva monetaria, non una leva fiscale. Quindi bisogna uscire da questa logica, perché altrimenti non ce la faremo con il turismo, non ce la faremo con il PNRR, e siamo chiamati a fare delle riforme per avere l'elemosina europea, ma noi dobbiamo riprenderci quelle che sono le leve del potere. Bisogna entrare in Parlamento per dire queste cose e lottare queste cose. Quindi, grazie.
Grazie. Annalita Iannetti, collegamento Zoom, lei è pescarese, quindi insomma nel suo collegio, dove, nella città dove vive, che tipo di problematiche pensa di poter affrontare se eletta in Parlamento, che poi hanno un'incidenza sulla vita, sullo sviluppo di quest'area che appunto allora, rappresenterebbe? Una cosa come... Sì. La prima cosa è, mi riallaccio all'intervento del collega precedente, noi abbiamo una emergenza che va rimossa di una nota catena di supermercati dove si indossa ancora la mascherina. La prima cosa è togliere da ogni luogo le regole Covid, perché non corrispondono neanche, tra parentesi, alla vera tutela della salute della popolazione. Ritornare una popolazione a vivere in maniera libera, senza l'angoscia del morire. E questo grazie anche ai noti medici che hanno indottrinato questa popolazione. Io penso che la prima cosa da fare è la bonifica emozionale di questo territorio. L'altra bonifica che va immediatamente fatta è la bonifica ambientale dal punto di vista la chimica velenosa. Mi viene in mente ancora Bussi, mi viene in mente la quantità di tumori infantili che si verificano in maniera veramente stratosferica alle foci del Pescara. L'altra cosa che mi viene in mente e che, su cui mi impegnerei, è non rendere possibile che ci sia l'acquisto da parte degli stranieri della nostra riviera, degli stabilimenti balneari. Altra cosa scandalosa, noi abbiamo la nostra economia che si basa sul turismo e si basa sulle attività che si svolgono sulla costa, e quindi creare la possibilità che i vecchi proprietari debbano dover rinunciare alla concessione statale è qualcosa che mi disturba profondamente. Certamente forse vanno riviste, anzi sicuramente vanno riviste le condizioni esborso di denaro da parte dei gestori, ma il fatto che possano intervenire delle società straniere a comprare e a poter usufruire delle nostre ricchezze ambientali mi disturba fortemente. Quindi la politica è quella di ridare respiro alle persone, togliendo le tasse, eliminando le tasse, non altro che flat tax, eliminare le tasse almeno per qualche anno per dare respiro a tutte quelle persone stroncate dalle regole Covid. Benissimo, la ringrazio. La candidata Rossella Sorce, Sud chiama Nord, non è abruzzese ma diciamo è meridionale, meridionalista, ecco, questo tipo di declinazione della politica manca al Parlamento nazionale, secondo appunto il vostro programma. Che tipo di svolta potrebbe avere l'ingresso in Parlamento di Sud chiama Nord rispetto a queste tematiche? Sì, allora il nostro ingresso favorirebbe molto il turismo abruzzese, ovvero il fondamentale completamento della città metropolitana, per far sì che i collegamenti siano più veloci e fattibili, far sì di riaccorpare gli uffici per eliminare gli iter burocratici molto lenti e dare la possibilità alle persone, alla gente, al nostro popolo di sbrigarsi prima con tutte le loro faccende burocratiche, far sì anche di valorizzare, come abbiamo detto, molto il turismo, perché Pescara, tutta la regione abruzzese, è un territorio molto bello che va valorizzato. Benissimo, io la ringrazio anche per la brevità che mi consente di anticipare la pausa pubblicitaria. Ci troveremo tra pochissimo in studio per la seconda parte della nostra tribuna elettorale. Linea alla regia.
Siamo tornati in studio per il confronto, la tribuna che vedete anche fisicamente allestita nei nostri studi tra i candidati al collegio uninominale della Camera di Pescara e Costa Teramana. Andiamo sul tema del giorno, perché il tema proprio di queste ore è l'articolarsi di un provvedimento che potrebbe arrivare da parte dell'Europa per calmierare la crisi dell'energetica e l'escalation in particolare dei costi del gas e anche delle altre fonti. Si parla di un provvedimento, di un tetto che però non coinvolgerebbe il gas, che è una misura che sostanzialmente è stata già presa in Italia nelle scorse settimane. Invece, cosa dovrebbe fare nell'immediatezza il governo Draghi nell'ambito delle sue competenze limitate in questa fase e soprattutto quanto voi prospettate nel momento in cui tra ormai poche settimane doveste essere chiamati a governare il paese per evitare agli abruzzesi, agli italiani un inverno con i termosifoni spenti, diciamolo, perché questo è il rischio reale, e soprattutto alle aziende di chiudere, cosa che già sta avvenendo sul nostro territorio, perché ieri abbiamo visto che per esempio l'AICO ha grandi difficoltà, l'AICO di Alanno, una grande industria con una tradizione legata alla carta, già appunto ha annunciato dei provvedimenti che potrebbero avere riflessi occupazionali. Guerino Testa. Sì, direttore, io penso che questo sia veramente il problema centrale che auspico possa essere in qualche maniera, non dico risolto nella sua interezza, ma vedere mitigato e abbattuto largamente dal governo in queste ore. Perché in questi giorni, penso al pari anche degli altri miei colleghi, sono stato subissato di messaggi, di telefonate, sono stato anche, ero presente ieri in alcune amministrazioni comunali, dal direttore generale dell'ACA. Ho parlato proprio fino a questa mattina con alcuni titolari di aziende che hanno visto veramente triplicarsi il costo delle bollette, quindi senza poter ovviamente traslare i maggiori costi sugli utenti, penso all'acqua piuttosto che ai comuni con i servizi, ma piuttosto anche a chi produce. Quindi io mi auguro che questo tetto venga inserito nel più breve tempo possibile. Nessuno può pensare che il governo Draghi in queste ore, e dico questo in aiuto e in concordia con tutte le forze politiche, perché su un tema del genere dividersi e poi dividersi durante una campagna elettorale sarebbe deleterio per tutti, principalmente per i nostri cittadini, e io ritengo che forse una presa di posizione importante da parte di tutto il Parlamento, da parte del governo Draghi in questo momento possa anche far ritornare la voglia al popolo italiano di tornare alle urne e quindi incominciare a dare maggiore credibilità alle istituzioni. Quindi mi auguro che venga presa questa decisione, ripeto che non può essere sicuramente la risoluzione totalitaria di questa problematica, però qualche pillola shock per dare respiro alle aziende. Ad esempio parlavo oggi con un'azienda che fa la Terizi, che il 10 settembre scadono le convenzioni con i vari partner privati, quindi già la possibilità di vedere traslare questa data di almeno di un paio di mesi con un intervento shock, ma che sia veramente un intervento shock da parte del governo Draghi, penso che sia una cosa giusta da fare immediatamente, non più rinviabile, senza ovviamente senza dire che nessuno ha la bacchetta magica, tantomeno il governo Draghi, che può risolvere questo problema in queste ore in maniera totalitaria. Però questa è la partita delle partite e deve essere combattuta dall'intero governo italiano e da tutte le forze politiche, e nessuno può fare polemica e nessuno può indietreggiare di almeno un centimetro. Luciano Di Lorito, quali sono le sue attese, ma le attese diciamo del centro-sinistra rispetto alle mosse imminenti che devono essere tali, come si diceva? Ma io credo che di nuovo affrontiamo un momento e si chiede alla politica un momento di schizofrenia. Io sono veramente, sono rimasto pure sorpreso dal fatto che si sia creata una crisi di governo
che si sia andata a nuove elezioni ad agosto, quando le nuove elezioni erano soli pochi mesi. Questo è incomprensibile. Ci troviamo nel pieno di una crisi che l'Italia vive e subisce anche rispetto a contesti internazionali, dove da sola non riuscirà a gestire se non con i partner europei o con partner anche mondiali. E oggi, in piena campagna elettorale, quando si è chiesto di andare avanti, i partiti, e andate a vedere, elettori, chi sono i partiti che sono voluti tornare alle elezioni. Mancavano solo pochi 6 mesi e oggi ci troviamo ad agosto a fare un'insolita campagna elettorale. Settembre se ne passerà a fare campagna elettorale e in questa campagna elettorale, dove ci dividiamo per temi e per scelte, per una pianificazione e un'idea diversa dell'Italia, ci si chiede ancora di stare insieme e non potevamo continuare questa esperienza fino a febbraio 2023. È assurdo, è irresponsabile, è incomprensibile quello che è accaduto e oggi sta accadendo in Italia. C'è un'emergenza, certo che bisogna fare fronte. C'era un governo di unità nazionale dove tutte le parti politiche erano rappresentate, eccezionalmente, e questo si è interrotto solo a pochi mesi dalla fine. Io credo questo che sia l'irresponsabilità e spero che i cittadini sappiano guardare quali sono state le forze, tra cui il Partito Democratico, responsabili, che hanno tenuto la barra dritta anche dovendosi ingoiare rospi, perché la politica è anche a volte ingoiarsi rospi per avere un obiettivo più importante, un obiettivo principale, che è quella della tutela e la salvaguardia della propria nazione, del proprio territorio e della propria Europa. Grazie. Roberto Quercia ci ha già spiegato nel suo primo intervento di occuparsi di questo tema, ma da tempi non sospetti, anche dal punto di vista professionale. Ecco, dal suo osservatorio, qual è la situazione e soprattutto quali sono le vie di uscita rispetto alla crisi energetica, che sta diventando anche crisi industriale e crisi occupazionale, e diventa anche crisi di concorrenza, perché se non si produce per un certo periodo, allora arriveranno anche per quelle aziende che sono fiori all'occhiello del nostro territorio, che sanno esportare, una concorrenza internazionale a prezzi più bassi proprio per la variabile energia. Sì, sono, diciamo, anche nel mio lavoro professionale lavoro con aziende energivore, quindi la problematica è veramente drammatica. Solo ieri il Presidente di Confindustria Nazionale ha parlato di circa un 20% di aziende italiane che potrebbero chiudere, quindi parla di emergenza nazionale. E questo è un dato di fatto. E come, diciamo, azione Italia Viva abbiamo, diciamo, delle proposte di soluzione a medio termine, che sono quelle del ripristino, diciamo, dell'energia nucleare, in quanto tutti i paesi limitrofi hanno l'energia nucleare tranne noi e siamo costretti a comprarla e pagarla molto di più. E, diciamo, potenziare i gasificatori. Il vero problema però è, come dicevano i colleghi, no? Che parlano giustamente di un governo autorevole fino adesso, dove Draghi ha fatto un governo di unità nazionale. Noi come Azione Italia Viva siamo stati quelli che ancora oggi pensano che sia necessario questo. Una soluzione che può essere immediatamente percorribile potrebbe essere quella di automatizzare una rateizzazione delle bollette che arriveranno ai cittadini, e nel momento in cui, per esempio, superano il 50% di quello che pagavano il trimestre precedente, automaticamente lo Stato interviene dando un finanziamento a tasso zero direttamente al fornitore di energia, spalmando almeno per 5-6 mesi questo costo, perché sennò le fasce più deboli non riusciranno ad arrivare a Natale, purtroppo. Quindi questo mi sembra un intervento immediato di aiutarli a rateizzare l'importo delle bollette. Il secondo intervento può essere quello di autoprodursi energia elettrica con il fotovoltaico, che oggi è di una tecnologia ampiamente ormai acquisita, e eliminando tutte le barriere, anzi dando un contributo a fondo perduto per una tecnologia che comunque ormai è consolidata e ci permetterà anche nei prossimi anni di utilizzare meno energia importata, che comunque al momento è solamente quella del gas e quella acquistata dall'estero.
Detto questo, i problemi dell'energia vanno affrontati in ambito europeo, probabilmente in ambito sovraeuropeo, e sono nella crisi energetica che c'è, ci deve dare l'occasione per capire che l'energia è il tema centrale dell'umanità, quindi anche dell'integrazione, e quindi non possiamo fare a meno di giocare le nostre partite senza considerare la realtà che alcune scelte vengono fatte su dei tavoli più alti di noi e dove dobbiamo intervenire. Grazie. Emanuele Mancinelli di Unione Popolare aveva già accennato nei primi interventi un po' a questo tema, io aggiungo anche il tema dell'extragettito che non è stato poi, di cui si parla ancora, ma che non è stato recuperato dal governo anche rispetto ad aziende a partecipazione statale le quali hanno pensato di fare causa al governo stesso o comunque di avviare un percorso di contenzioso. Ecco, in realtà poi si dice applichiamo la leva fiscale, ma poi alla fine diventa una leva giudiziaria in qualche modo. Come uscirne? Sì, la ringrazio per questa domanda perché è uno dei temi centrali di questa campagna elettorale. È assolutamente assurdo che delle aziende ex statali, dove comunque l'Italia ha ancora dei pacchetti azionari importanti ma non più di pieno controllo, e appunto ritorno sulla nostra proposta che avevo espresso prima, bisogna ripubblicizzare e riprendere il controllo attraverso un'agenzia nazionale delle partecipate che andremo ad istituire e far sì che non possano accadere queste cose assolutamente incomprensibili, dove società italiane, penso l'ENI, l'Enel, possano addirittura contestare provvedimenti della Repubblica Italiana. E quindi molto importante intervenire con una tassazione che noi proponiamo al 90%. Il 90% sugli extra profitti non è assolutamente una tassazione iniqua, perché, lo dice la parola, gli extra profitti, cioè dei profitti maturati attraverso mere speculazioni. E pensate che addirittura tutte le energie verdi rinnovabili che entrano nel mix energetico che noi troviamo nelle nostre bollette vengono pagati da tutti noi cittadini al prezzo che la fantomatica ormai borsa dell'energia di Amsterdam partorisce per il gas e l'energia non rinnovabile che appunto paghiamo magari ad altri stati o a delle multinazionali fornitrici estere. E questo è del tutto incomprensibile, perché l'Italia assolutamente è il paese più adatto alle energie rinnovabili. Abbiamo migliaia e migliaia di chilometri di costa dove offshore installare l'eolico, che ancora non è sfruttato a dovere per quelle che sono le potenzialità del nostro paese. Siamo il paese del sole e abbiamo ovviamente la possibilità di installare non piantagioni di pannelli solari, ma sfruttando dei bonus coinventare e installare pannelli fotovoltaici in tutte le nuove abitazioni e in tutte le ristrutturazioni. Ogni ristrutturazione edilizia deve essere vincolata all'installazione di questi dispositivi. Grazie. Lorenzo D'Onofrio, Italia Sovrana e Popolare, anche lei aveva un po' accennato a questo tema. Io le chiedo cosa deve fare Draghi adesso, cioè anche non stasera ma ieri, cosa dovrà fare il nuovo Parlamento? Allora, grazie della domanda, perché io so cosa dovrebbe fare Draghi adesso. Andare via immediatamente, possibilmente bisognerebbe processarlo per il male che ha fatto all'Italia e agli italiani negli ultimi 30 anni. Perché Draghi non arriva adesso, Draghi lavora contro l'Italia da un trentennio, ha delle grosse responsabilità in quelle che sono state anche i cambiamenti della politica energetica, le privatizzazioni che ci sono state. Noi avremo bisogno in questo momento di un Enrico Mattei, è quello che manca all'Italia. Quando dico Enrico Mattei dico una politica energetica nazionale, una strategia che manca da troppo tempo, perché abbiamo pensato che si potesse fare a meno del valore strategico dell'energia e potessimo lasciare tutto al mercato, sempre per le folle regole internazionali ed europee in particolare. Enrico Mattei diceva che l'ENI apparteneva alla collettività nazionale, era un patrimonio di tutti gli italiani. Beh, oggi non è così.
l'ENI è stato oggetto di privatizzazione, noi abbiamo ancora con Cassa Depositi e Prestiti una piccola percentuale, ma lo Stato non è una partecipazione statale di fatto, perché lo Stato non conta niente, è soggetta a logiche privatistiche. E arriviamo al problema della crisi energetica, che non nasce con Putin, non nasce con la guerra in Russia, non nasce neanche con le sanzioni che riguardano forse marginalmente anche la questione che stiamo vivendo, nasce da molto lontano. E quello che si può fare nell'immediato e nel lungo termine, adesso lo dirò, però bisogna anche andare a vedere le cause e come ci siamo arrivati, perché abbiamo fatto delle cose scellerate e folli. Innanzitutto le privatizzazioni, Eni e Enel su tutte, che erano nazionali e avevano una funzione precisa pubblica, invece abbiamo privatizzato, abbiamo liberalizzato il mercato dell'energia e quello dei prezzi. Le ultime follie di carattere europeo, che sono quelle della transizione energetica, per cui noi stiamo pagando dei costi folli per le imprese che immettono, pagano una tassa per immettere CO2, quindi per poter produrre e lavorare, quando stiamo tornando indietro addirittura per questa sorta di emergenza, addirittura stiamo riaprendo le centrali a carbone, quindi siamo un caso più unico che raro. E poi arrivano le sanzioni che sono folli. Parlavo di Enrico Mattei, noi Mattei l'abbiamo perso perché ci hanno ammazzato, proprio per le politiche che faceva contro le sette sorelle, anche antinato. E quindi noi adesso stiamo subendo delle conseguenze per seguire le follie dei nostri alleati in questa guerra ucraina nella quale noi siamo coinvolti, che stiamo combattendo di fatto, armando, prendendo delle sanzioni che sono non alla Russia, ma sono sostanzialmente a noi e ai cittadini e alle imprese italiane. Ma che cosa si può fare da questo punto di vista? Beh, innanzitutto abbiamo bisogno di una, come dicevo, di una grossa leva monetaria. Non possiamo prendere in giro gli italiani con questi sconti, i tetti, i piccoli sconti in bolletta, le rateizzazioni. Bisogna utilizzare la leva fiscale, togliere le tasse sulle bollette e soprattutto ripensare a quella che è la strategia energetica nazionale, altrimenti non andiamo da nessuna parte, le imprese sono destinate tutte al fallimento. Quindi non le prendiamo in giro e cerchiamo di andare in Parlamento per portare questi argomenti che sono fondamentali ed epocali, direi. Grazie. Anna Rita Iannetti, Lista Vita, quali sono a suo avviso le iniziative che vanno prese a strettissimo giro per evitare appunto gravi conseguenze dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista della vita delle imprese stesse? Sta sotto gli occhi di tutti. Noi dobbiamo riferirci a dei trattati sovranazionali che sono trattati capestro. La prima cosa che mi viene da dire è quello che ha detto anche il collega, quindi ribadire che le rinnovabili non possono essere tassate secondo diciamo una borsa che è fantomatica, appunto, non si sa come funziona. Quindi noi se abbiamo delle risorse naturali, queste devono essere sganciate dalla finanza speculativa, quindi è sempre la finanza speculativa che crea il problema. Inoltre noi abbiamo già possibilità di trarre energia dal moto ondoso e siamo una penisola, siamo circondate da acqua in movimento, quindi potremmo impiegare anche queste tecnologie per tirar fuori energia. Abbiamo l'energia anche del metano, che sono dei pozzi chiusi, li potremmo riaprire in brevissimo tempo. Il problema non è una detassazione, qui c'è un annullamento delle bollette, cioè come si può, qual è l'etica di un governo che chiede soldi a una popolazione dopo averla ridotta alla fame, con, ripeto, dei provvedimenti che soltanto come titolo erano a difesa della salute, ma non hanno sortito alcun effetto per salvare le persone dal Covid, perché il Covid è una questione che dovrà essere affrontata e anche nelle sedi giuste, che sarebbero i tribunali, perché devono andare davanti a un giudice chi ha determinato tutto questo. Questo popolo è stato massacrato, quindi lo Stato si deve far carico del massacro che ha permesso su questa popolazione, quindi non detassazione ma annullamento di queste bollette e lo svincolo immediato delle risorse naturali da questa insana regola di essere tassate come se fossero fonti energetiche acquistate. Le abbiamo noi, sono italiane e devono essere statali e non devono essere tassate. Quindi questo è un punto fondamentale, ridare un minimo di linfa vitale
togliendo tutte le tassazioni, ma per anni, non per mesi, per anni, perché ripeto, questo popolo è stato massacrato da tutti i punti di vista. Grazie, Rossella Sorce, anche dal suo punto di vista vorrei conoscere quali sono le strategie, perché penso un po' anche in Sicilia, così come in Abruzzo, si avvertono già le prime conseguenze occupazionali e industriali di questa crisi che va sempre più verso un'escalation negativa. Anch'io penso che lo Stato dovrebbe ridurre al minimo le tasse, perché il popolo non ce la fa più, e in più si dovrebbe sfruttare al massimo i fondi del PNR con le fonti di energia alternativa, perché abbiamo tante fonti rinnovabili che non vengono sfruttate nel nostro paese, quindi valorizzarle molto di più, tipo come anche riattivare appieno i rigassificatori come quello di Piombino. Quindi altre energie alternative, insomma. Bene, la ringrazio. Adesso siamo nella parte conclusiva del nostro incontro, la nostra tribuna, e è il momento degli appelli, quello in cui ci si rivolge direttamente agli elettori, e la, insomma, la domanda che io vi faccio un po' anche per arrivare a questo passaggio è quello relativa, è la domanda relativa alla credibilità della coalizione al momento in cui dovesse diventare una coalizione anche di governo. Lo chiedo a Guerino Testa, perché insomma il centrodestra ha dato prova di vittorie elettorali ma anche di divisioni in un momento successivo, quando si è poi arrivati in Parlamento. Ecco, chiedo qual è la differenza rispetto alle esperienze precedenti, e poi non sono andate, non hanno completato il passaggio nella legislatura. Perché dare fiducia a questa coalizione? Perché questa coalizione dovrà governare l'Italia per 5 anni. Ma direttore, io prima di rispondere in maniera precisa alla sua domanda vorrei un attimo fare un passo indietro. Quando prima si è parlato ovviamente del nostro collegio, che comprende i 46 comuni della provincia di Pescara e 22 teramani. Siccome questo collegio comprende principalmente gran parte della costa del nostro mare, si sta parlando forse poco ultimamente di uno dei problemi più importanti, è quello della Bolkestein, e Fratelli d'Italia ha fatto una battaglia senza se e senza ma in maniera chiara, perché quando si parla di turismo, si parla di caratterizzazione del territorio, questo è uno dei temi centrali. Quindi io il primo appello lo faccio al prossimo governo italiano, che prenda di petto in maniera chiara e seria questa problematica, perché sarebbe uno svilimento e una un bypassamento della politica nei confronti delle imprese turistiche, che garantiscono un pezzo importante del nostro turismo. Per quanto riguarda la coalizione, i sondaggi danno danno ottimismo a questa coalizione. Io parto dal presupposto che sia fondamentale sempre dare grandissimo rispetto a tutte le forze politiche che si concentrano nella campagna elettorale. La partita fino alla fine non è mai chiusa, ma quello che è importante non solo è vincere questa campagna elettorale, io mi auguro che Fratelli d'Italia sia la colonna portante della coalizione di centrodestra e Giorgia Meloni possa divenire il primo premier donna della nostra bellissima Repubblica Italiana. Ma quello che sarà più importante per l'Italia e per gli italiani è che la coalizione, oltre a vincere, convinca, abbia un grandissimo senso di responsabilità, si faccia carico delle grandi problematiche, le gravi urgenze che esistono e che, ahimè, esisteranno anche nei mesi a venire, perché se si dovesse fare quello che spesso è stato fatto da entrambe le coalizioni, ossia non tenere fede a quello che è stato detto in campagna elettorale, sarebbe una sconfitta della coalizione, ma una sconfitta anche della politica. Ecco perché io faccio un appello a tutti i cittadini abruzzesi, e non solo quelli del mio collegio, di andare a votare il 25 settembre, nella loro coscienza decidere chi votare. Io mi auguro che possano essere orientati verso il centrodestra, verso ovviamente le politiche che il centrodestra ha dimostrato di fare,
anche nei confronti del sottoscritto che durante la sua esperienza politica ha dimostrato di avere idee chiare, di essere presente, di essere riconosciuto e riconoscibile, di fare anche battaglie importanti. Voglio citare la battaglia quando sono stato commissario del porto di Pescara, ma ancora di più, qualcuno forse dimentica, quando nel 2010-2011 ho fatto una battaglia contro il governo che voleva mettere il pedaggio sull'asse attrezzato e sono stato uno dei pochi presidenti della provincia, o il terzo o il quarto in tutta Italia, che ha fatto questa battaglia. Quindi ci vorrà una classe politica avveduta, una classe politica con i piedi ben piantati per terra, che sappia discernere le grandi urgenze, che sappia intervenire e che sappia veramente essere un punto di riferimento nei propri collegi, specialmente per i tanti amministratori che prima sono stati citati, i tanti sindaci che spesso vengono abbandonati, ma specialmente per i cittadini. Grazie, grazie Testa, so che ci deve lasciare un po' prima perché è un impegno istituzionale. Sì, può andare, un attimo soltanto però andiamo sull'inquadratura, sul prossimo candidato che è appunto Luciano Di Lorito. Si faceva riferimento ai sondaggi di Lorito, a queste 3 settimane che mancano di campagna elettorale in cui voi contate su una, di una dinamica che vada in qualche modo in senso inverso, a fronte di un oltre 30-35% di indecisi, di persone che probabilmente ad oggi non hanno alcuna motivazione ad andare alle urne. Ecco appunto, qual è la strategia e qual è il messaggio che parte dal PD e dai suoi alleati per insomma, puntare a un risultato di rimonta che potrebbe essere clamorosa? Allora, io credo che le leve siano due. Uno, cercando di far passare il proprio messaggio politico, il proprio programma, il proprio buon senso nel rispetto delle istituzioni, e dall'altra recuperare su questa fetta di astensionismo che sembrerebbe essere alta in questi 20 giorni, convincerle. Noi su quelle che sono, ecco, ribadisco, è paradossale che oggi si parli di delle emergenze e aver mandato un governo a casa. Secondo me, dal mio punto di vista, è capitanato da un'autorevole personalità di livello mondiale. E quindi oggi, a pochi mesi dall'elezione, dobbiamo gestire una delle più grandi emergenze che la nostra Italia vive dal dopoguerra, e lo viviamo nell'incertezza. Nell'incertezza di una campagna elettorale, nell'incertezza di un governo chissà come e se si riuscirà a formare. Io dei sondaggi, diciamo, ne tengo conto, ma solo parzialmente. Mi fido della mia esperienza e della mia capacità di fare campagna elettorale, di poter rappresentare un territorio che vive l'emergenza energetica e la vivrà in senso forte, ma vive anche un'emergenza sanitaria. La nostra sanità è completamente da rifare. La regione è completamente assente rispetto alle riforme di cui questa regione nostra ha bisogno, di cui anche questo territorio ha bisogno. Parlavamo di turismo. Il turismo, ripeto, stiamo all'anno zero. La Bolkestein assolutamente va rivista. Anche io non sono d'accordo che multinazionali si prendano fette del nostro territorio. E dall'altra parte penso che le altre emergenze sia anche l'istruzione. Voi le immagini, direttore, che ci sono precari, oltre centinaia di migliaia di precari che oggi insegnano ai nostri studenti, che fanno i concorsi, vengono rimandati a casa perché non li superano e poi ritornano ad insegnare. Quindi o sono precari che possono insegnare, e secondo me lo sono, e vanno stabilizzati, perché l'istruzione non può essere lasciata nell'indeterminatezza, nel precariato. L'istruzione è un aspetto importante di uno Stato, di una nazione, che crea le basi appunto per un'Italia migliore, per un futuro più certo per le nostre future generazioni, altrimenti staremo sempre nell'indeterminatezza. Io vi chiedo di sostenere la mia candidatura al collegio, frutto della mia esperienza amministrativa, frutto della mia esperienza professionale, che è quella legata al mondo delle imprese, e grazie a questa esperienza sono certo che rappresenterò al meglio i cittadini di questo collegio. Ma mi batterò come un leone fino alla fine per far passare la mia idea. Grazie. Grazie Luciano Di Lorito. Roberto Quercia, Azione Italia Viva. Vedete, i sondaggi, insomma, si profila
pare superata insomma, la soglia di sbarramento. Quali sono le aspettative rispetto alla presenza nel prossimo Parlamento? Quali sono i motivi per i quali il voto anche in un collegio uninominale, dove sembra esserci questo bipolarismo, il voto alla coalizione, alla lista Calenda-Renzi, può essere un voto utile? Noi crediamo che anche gareggiare in una campagna elettorale dove ci vede non favoriti, se fatto in maniera seria, concreta e pragmatica, può contribuire a cambiare le istituzioni. Quindi ci combattiamo con tutte le nostre forze, combattiamo perché siamo convinti che quello che diciamo, quello che facciamo, quello che mettiamo in campo sarà quello che resterà anche dopo questa campagna elettorale. Campagna elettorale che reputo fondamentale, nonostante quello che ha detto il collega Di Lorito, in quanto siamo in una situazione di emergenza e quindi nessuno, ma dico nessuno, si può permettere il lusso di non andare a votare. Occorre comunque esprimere la propria opinione, far capire ai governanti che l'Italia c'è, che in un momento di difficoltà i giovani ci sono e che devono intervenire. Rispetto, direttore, a quello che abbiamo detto stasera, una cosa importante va comunque ribadita ed è rispetto al tema sia diciamo, delle aggregazioni dove si possono risolvere i problemi, quindi parlo della nuova Pescara e di quello che può portare al nostro territorio, e invece per quello che riguarda l'aspetto della necessità del voto, anche di superare questa burocrazia, per esempio per coloro che si trovano fuori per motivi di studio, cioè tutti i ragazzi universitari che non possono, cioè che devono pagarsi le spese per rientrare e che non è possibile che nel 2022 non riescano a votare in remoto dalle loro postazioni. Quindi io dico, noi forse siamo come Davide contro Golia, però siamo forti e pensiamo che la battaglia non finisca qui e che possiamo dare il nostro contributo. Io ritengo che anche se non ho fatto esperienze amministrative, faccio l'imprenditore, consulente da oltre 25 anni, conosco il territorio, penso di saper analizzare i problemi e saper individuare le priorità per poterli risolvere. Ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, però se uno ha un metodo di lavoro riesce anche attraverso le competenze a trovare i professionisti e le idee per poterli risolvere. Grazie. Emanuele Mancinelli, probabilmente anche alla luce dei sondaggi è difficile che possa diventare Premier De Magistris, però è importante che voi entriate in Parlamento superando questa soglia di sbarramento, perché è un voto utile quello a Unione Popolare. Sì, il voto ad Unione Popolare è assolutamente un voto utile, perché è un voto che esprime una sensibilità da troppo tempo assente nelle aule parlamentari, e quindi la sanità, l'istruzione, la ricerca, la tutela del patrimonio culturale e naturalistico, le cose più importanti per il nostro Paese, i beni comuni, devono assolutamente essere gestiti dallo Stato. E siamo qui anche per ribadire quindi il primato della politica sull'economia. L'economia non può governare la politica, e una voce in Parlamento che inizi a mettere in dubbio questo paradigma neoliberista che ci ha governato in maniera così preponderante negli ultimi 3 anni è fondamentale per iniziare un cambiamento che sarà sempre più necessario. Io mi rivolgo agli elettori della provincia di Pescara e della Costa Teramana, mi rivolgo alle persone più mature. 30 anni fa stavate meglio o peggio di oggi? Come percepivate il vostro Stato nel rapporto con i propri cittadini? Io penso che oggi è assolutamente peggiorato tutto, con le privatizzazioni e con lo smantellamento dello Stato sociale e con dei trattati internazionali assolutamente da cambiare, come il Trattato di Maastricht, che pone dei vincoli assolutamente inconcepibili, o quello di Lisbona.
l'Europa deve essere l'Europa dei popoli che unifica nell'animo e nelle gestioni più importanti della vita di tutti i giorni dei cittadini. Non può essere solo l'Europa della moneta e dei vincoli, ed è per questo che viene percepita come un qualcosa di negativo, e invece dovrebbe essere un qualche cosa di positivo che arricchisce l'intera comunità continentale. Noi saremo una voce anche in dissonanza sotto questo punto di vista. Il voto ad Unione Popolare con De Magistris è un voto fondamentale per innescare un cambiamento. Grazie. Chiedo insomma, se è un voto utile a quello Italia Sovrana e Popolare per portare una voce diversa in Parlamento. A rispondere è Lorenzo D'Onofrio nell'appello finale. Allora, il voto a Italia Sovrana e Popolare non solo è un voto utile, io intanto faccio rivedere il simbolo perché è importante che si veda, visto, dicevi, i pochi spazi che abbiamo. È un voto fondamentale perché noi siamo un bivio. Non credo che ci sia la consapevolezza della situazione che stiamo vivendo, soprattutto nelle forze politiche, negli esponenti di queste forze politiche che sono in Parlamento e che sono causa di quello che noi stiamo vivendo da 30 anni a questa parte, perché quello che dobbiamo fare noi come Paese è semplicemente tornare alla nostra Costituzione, tornare a applicarla, così come hanno fatto i nostri padri costituenti, così come fu scritta soprattutto nella parte economica secondo le indicazioni di quel Federico Caffè che fu l'anima della Costituzione economica. Federico Caffè, grande economista pescarese che troppo ci manca, ma la sua lezione è ancora viva e noi vogliamo riportarla in Parlamento. Quindi dobbiamo fare il contrario di quello che è stato fatto in 30 anni da questa classe politica, che non può essere la soluzione dei problemi dell'Italia che sono gravissimi. Quindi ritornare a applicare la Costituzione partendo dal lavoro, un lavoro sia subordinato che autonomo, un lavoro che sia dignitoso, che sia stabile, che sia giustamente retribuito. E bisogna ritornare ad avere un'indipendenza nazionale, quindi una sovranità, un'indipendenza da quelle che sono le forze di questo mondo unipolare, che è un mondo servile nei confronti degli Stati Uniti, ritornare agli interessi nazionali, quindi a fare gli interessi dei cittadini. E quindi bisogna assolutamente uscire dall'Unione Europea e dalla NATO, non basta modificare i trattati europei perché sono la nostra distruzione da 30 anni, bisogna stracciare e ritornare a fare delle politiche che sono imposte dalla nostra Costituzione, quindi politiche del lavoro, politiche di spesa pubblica per i servizi essenziali. La sanità, si parla tanto dei problemi della sanità, ma da una classe politica che l'ha massacrata con tagli che sono stati fatti in tutti gli ultimi decenni e che hanno provocato anche tutte quelle problematiche che abbiamo subito anche in epoca Covid. Quindi bisogna ritornare a investire sulla sanità con strutture, sul personale, investire sulla scuola, sulla ricerca e soprattutto una strategia energetica che sia veramente nazionale, che sia improntata a quello che è stato l'ENI di Enrico Mattei. E quindi tutto questo ha bisogno di uno Stato che sia presente. Non si può scegliere il mercato come abbiamo fatto negli ultimi 30 anni, dicendo che il privato è meglio, che il pubblico non funziona, che il pubblico è disfunzionale, che lo Stato è disfunzionale, e poi cercare di contrastare una Bolkestein oppure altre delocalizzazioni secondo quelle che sono le regole del mercato, così gli stessi problemi che derivano dalla liberalizzazione del mercato e dell'energia. Quindi abbiamo bisogno di uno statalismo, di uno Stato imprenditore, di uno Stato che si riprende in mano i settori fondamentali, i settori strategici, i servizi essenziali fondamentali, perché su quelli si basa anche la dignitosa esistenza del cittadino, e che faccia politiche e investimenti per il lavoro. Tutto questo si può fare solo ed esclusivamente riprendendo in mano la Costituzione e riportando questi argomenti all'interno del Parlamento, in cui vanno discussi, perché il problema, e qui chiudo, il problema del nostro Paese negli ultimi decenni è stato che decisioni drastiche e fondamentali sono state prese senza una discussione, né in Parlamento né sui media. Grazie. Saluto lo studio reale, passo a quello virtuale negli appelli conclusivi. Anna Rita Iannetti, lista Vita, perché scegliere questo simbolo anche nel collegio di Pescara per le prossime elezioni del 25 settembre? Perché, come dice il nome del mio partito, noi abbiamo scelto la vita, e la vita a livello biologico, proprio a livello naturale, ha una necessità di avere un ambiente esterno che poi si tramuta in un ambiente interno all'essere umano per essere in buona salute. Quindi abbiamo necessità di rivedere i paradigmi su cui si basa tutta quanta la socialità e la politica. Noi siamo in un sistema dove tutti quanti i partiti hanno un unico paradigma, quindi hanno il paradigma della grande distribuzione, della finanza speculativa, hanno il paradigma della scelta dell'economia virtuale
contrapposta all'esigenza degli esseri viventi. Beh, noi abbiamo esattamente l'opposto, quindi siamo per un ritorno al manufatturiero, siamo per un ritorno alla terra coltivata con le regole bioenergetiche, siamo per una possibilità di progettare la propria vita in maniera libera, quindi che non ci sia un mercato del lavoro, ripeto, basato su concetti e logiche speculative, tra parentesi neanche italiane, addirittura sovranazionali e mondiali. Quindi siamo un popolo che già ha fatto delle differenze, noi siamo il popolo che ha costruito scuole steineriane, montessoriane, che si è riappropriato della possibilità di filare dei tessuti e di creare degli abiti fatti a mano come una volta. Noi siamo il popolo che sta cambiando nella realtà le proprie condizioni di vita. Ecco, vita, questo partito corrisponde a questa popolazione. Noi non siamo assolutamente diciamo nella convinzione che da soli possiamo cambiare la realtà. La realtà viene cambiata da un popolo che cambia abitudini e che cambia modo di vivere, e noi saremo i loro rappresentanti all'interno delle istituzioni. È una sinergia fra un popolo che si muove e progredisce e i propri rappresentanti che all'interno delle istituzioni li tutela. Grazie. Ultimo appello al voto è quello di Rossella Sorce della lista Sud Chiama Nord. Sì, il mio appello invito a tutti a votare il nostro movimento politico perché si basa sul cambiamento, quindi già la parola stessa dice tanto, cambiare, ovvero ritornare a una politica che si occupi dei problemi reali delle famiglie, una politica che si occupi del turismo, valorizzare molto il nostro territorio e fare stare bene il nostro popolo. Invito tutti ad andare a votare perché insieme possiamo farcela. Grazie al direttore per l'invito e scusate per l'emozione. Grazie, grazie a lei per aver partecipato alla nostra tribuna insieme a tutti i candidati del collegio uninominale della Camera Pescara Costa Teramana, quelli che hanno partecipato in studio, quelli che hanno partecipato online. Ricordo anche che ci sono altri candidati che, pur invitati, non sono stati presenti e sono Daniele Caruso del Movimento 5 Stelle, Giustino Duva di Italexit e Clementino Crosta di Alternativa per l'Italia. Uno di loro sarà il nuovo deputato di Pescara. Grazie alla regia, a Danilo Cinquino, a Galvano Coppa, Andrea Di Fabio, grazie ai nostri telespettatori soprattutto. Arrivederci alle prossime tribune elettorali e buonanotte.